La gara dell'Aragona si è chiusa con la curva d'Avalos a chiedere a gran voce l'esonero del tecnico Ottavio Palladini. La Vastese rinvia ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria della stagione e ora la posizione del tecnico è davvero a serio rischio. Nelle prossime ore potrebbe saltare così la panchina del trainer di San Benedetto del Tronto con l'arrivo di un nuovo allenatore e con Fabio Montani in pole position. Padroni di casa in campo con il 4-3-3 con Fiore schierato dall'inizio, gli ospiti senza Cortesi e Ferri infortunati rispondono con un 4-3-1-2. La sfida tutta biancorossa è diretta da Rizzello di Casarano di fronte a quasi 800 spettatori. Dopo le prime schermaglie al quinto ci prova Fiore dalla distanza con la sfera che finisce sopra la traversa. Al nono minuto sugli sviluppi di una punizione e Leonetti in area a mettere di testa di poco fuori. Avvio promettente per gli aragonesi, pericolosi anche al tredicesimo con una inzuccata di Giampaolo che manca di pochissimo il bersaglio grosso. Dopo una buona prima parte di gara gli abruzzesi rischiano però al 22esimo quando Tonelli dalla sinistra effettua un tiro cross insidioso e con la palla che attraversa tutta l'area piccola senza che nessun attaccante forlivese riesca ad arrivare all'appuntamento con la sfera. Il Forlì arriva poi ad un passo dal vantaggio al 26esimo quando Graziani chiama ad una parata miracolosa Morelli che salva porta e risultato. Cresce la formazione di Campedelli guidata da un ispirato Tonelli che sulla fascia destra fa quello che vuole. Si arriva così nell'ultimo quarto d'ora di primo tempo con Leonetti pericoloso per la Vastese al 31esimo e con la palla che finisce però ancora al lato. La partita resta viva con i romagnoli Maidomi. Al 39esimo c'è però una buona opportunità per Giampaolo che mira all'angolino trovando una deviazione in angolo di un difensore avversario. Al 39esimo colpo di testa beffardo di Stivaletta che costringe Mordenti a respingere in maniera difficoltosa quasi sulla linea. Ultima emozione del primo tempo al 46esimo con una punizione di Mazzotti per gli ospiti che chiama Morelli al salvataggio in corner. Nella ripresa stessi 22 di inizio gara in campo, al nono padroni di casa ad un passo dal vantaggio ma prima Leonetti tiro respinto e poi Giampaolo mancano l'appuntamento con la rete dell'1-0 che però arriva al 13esimo proprio con Vito Leonetti che si inventa un eurogol facendo esplodere la curva d'Avalos per una rete che ha il sapore della liberazione. Il tecnico ospite subito dopo il gol decide di mandare in campo Castellani per Baldinini. I locali ci credono e attaccano ancora sfiorando il 2-0 in maniera clamorosa al 22esimo con Stivaletta che si divora la rete tutto solo davanti a Mordenti spedendo il pallone incredibilmente al lato. Gioca bene ora la squadra di Ottavio Palladini che meriterebbe anche il raddoppio al cospetto di un Forlì che sembra accusare lo svantaggio. Al 31esimo c'è però un lampo ospite con Mazziotti che chiama alla parata Mordenti. Al 33esimo doppio cambio locale con Pagliari e Colarieti in campo per Palestini e De Meio. La gara entra così nella sua fase calda con i romagnoli che trovano il pareggio con Castellani al 41esimo che di testa sugli sviluppi di un corner supera imparabilmente Morelli. Gelo all'Aragona con il finale amaro per la formazione di casa e con al 46esimo la conclusione di Stivaletta a cui si oppone Mordenti. Al 47esimo Ridolfi con il portiere Mordenti fuori dall'area prova la conclusione della domenica ma il pallone termina di un soffio alto. Al 48esimo e poi Napolano a provarci ma la porta romagnola è stregata. Si finisce con la contestazione della curva all'indirizzo del tecnico Palladini ora davvero ad un passo dall'esonero. In questi minuti Palladini, mentre lei è qui in sala stampa, qui fuori c'è un incontro, una riunione tra i dirigenti della Vastese, sicuramente si sta parlando della sua posizione, lei cosa le hanno detto qualcosa, ha incontrato qualcuno? No, per adesso non mi hanno detto niente, ma sicuramente parleremo di questa situazione perché è giusto che sia così, quando le cose non girano, non vanno, bisogna assumersi le proprie responsabilità. Io oggi sinceramente, devo essere sincero, il primo tempo è stato equilibrato, le due squadre si sono equivalse, abbiamo avuto occasioni noi, hanno avuto occasioni loro, ma nel secondo tempo c'è stata una squadra che voleva vincere e quello era la Vastese. Abbiamo avuto, se non mi sbaglio, 4-5 occasioni da gol clamorose e poi quando non chiudi le partite accade quello che accade in questo ultimo periodo e purtroppo lo paghiamo a caro prezzo. Ripeto, mi dispiace per la Vastese, mi dispiace per i giocatori perché oggi hanno dato l'anima, mi dispiace soprattutto per loro.
Ancora una volta però nel finale questa squadra ha subito gol, era accaduto con la San Maurese, era successo con il Francavilla e è accaduto anche oggi. Sì, ha subito gol su un calcio piazzato, su un calcio d'angolo, un'altra volta, non su un'azione clamorosa. Ecco, questo mi dispiace, questo è quello che mi dispiace, che poi anche sull'1-1 abbiamo avuto anche la forza di reagire e cercare di vincere la partita. Questo è il dispiacere più grande, e poi ripeto, la società è giusto che faccia le proprie valutazioni e qualsiasi sarà la decisione verrà presa da parte mia con massima tranquillità, nel senso che il calcio, quando le cose non vanno, quando le cose non girano, è giusto che si facciano tutte le valutazioni del caso. Lei è dispiaciuto anche per la contestazione della curva nel finale, per quei cori della curva d'Avalos? No, ma al di là di quello ci sta tutto, perché quando non vinci e quando le cose non girano è giusto che uno si assuma le proprie responsabilità. Ripeto, mi dispiace soprattutto per i ragazzi, perché, e per il presidente, per la società, perché oggi avremmo meritato di vincere. Penso che sia giusto comunque in determinate situazioni mettere il viso. La situazione sicuramente non è delle più belle, perché comunque anche oggi è venuto un pareggio. Noi dobbiamo solo cercare di risolvere la situazione in silenzio, perché sicuramente la città di Vasto e i tifosi di Vasto non meritano questa situazione. Questo è quello che posso dire, siamo molto dispiaciuti per questo e cercheremo di uscire al più presto con l'unica parola che conosciamo tutti, con rispetto, con umiltà e con lavoro, da questa situazione. La Palladini resta al suo posto? Ma adesso a caldo non è questo l'argomento principale, l'argomento principale è quello di cercare di trovare la soluzione migliore, ripeto, per onorare sia la maglia, la città, i tifosi, perché fino ad oggi la curva è stata fantastica, tutti ci sono stati vicini e dobbiamo al più presto uscirne per rispetto e onore di queste persone qua. A proposito della curva, al 91esimo i tifosi della Davalos hanno chiesto le dimissioni del tecnico Palladini, la società cercherà di tenere conto, vorrà tenere conto anche degli umori di una piazza che in questo momento sta rumoreggiando nei confronti del tecnico, oppure agirete pensando solo con la vostra testa? Ma no, agiremo con la nostra testa, le contestazioni è giusto che ci sono quando non vengono i risultati, parliamo che non ancora abbiamo vinto una partita, quindi il tifoso ha pienamente ragione, come ho detto 2 minuti fa, a loro va solo elogio perché ci hanno sempre sostenuto nei 90 minuti, cercheremo internamente di fare da persone civile e prendendoci ognuno le nostre responsabilità, qual è il problema e al più presto risolverlo. Ma in settimana, nelle prossime ore vi rivedrete per un ulteriore, diciamo a freddo in questo caso, un ulteriore confronto con il presidente Bolami? Sì, stasera siamo con lui, ne chiacchieriamo, vediamo un attimo tra stasera e domani in quale di riuscire a trovare la soluzione migliore.